Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati come ogni venerdì insieme supportati dallo SPCGL del Veneto per affrontare le tante dinamiche problematiche che riguardano il mondo dei pensionati. Lo facciamo con Rita Turati, ben ritornata qui con noi, che periodicamente riusciamo ad averla nonostante i numerosissimi impegni. Grazie, grazie segretaria generale regionale dello SPCGL del Veneto, e anche dalla dottoressa Camilla Costa, ricercatrice dell'IRES. Grazie anche Buongiorno. A lei. Grazie a voi. Perché? Perché parleremo, tra virgolette, dello stato di salute dei pensionati, cioè della sanità nella regione del Veneto. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Tiriamo un po' le somme, facciamo un bilancio, ma anche delle considerazioni molto importanti. Sappiamo che le cose non vanno come dovrebbero, ci sono state delle aspettative di lungo periodo, tanti sono coloro che, in virtù anche di una certa età, di situazioni economiche non ridenti, non sono per nulla contenti, ci arrivano spesso delle sollecitazioni anche da parte vostra al riguardo. Dedichiamo questo spazio, ma come promesso dedicheremo anche uno spazio più importante in linea di massima martedì 23 febbraio, prima serata, per cercare di approfondire tanti temi che riguardano la sanità ma anche il sociale, che sono strettamente correlati e riguardano il mondo dei pensionati, sempre supportati da chi ci sta dentro con le ricerche, con i fatti, con le azioni, come lo SPCGL del Veneto. E allora, segretario, incominciamo subito un po' a fare il quadro della situazione. Sanità in Veneto, ovvero cosa? Allo stato attuale. Ovvero cosa? Ovvero una situazione a macchia di leopardo, cioè con delle eccellenze importanti, soprattutto nell'offerta ospedaliera, per certi versi, anche se lì, anche lì incominciano ad esserci più che un problemino, dovuto al fatto che i tagli che ci sono stati nel corso di questi anni, il blocco del turnover, il non rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti pubblici, ovviamente creano delle sofferenze. Uno dei casi più eclatanti che abbiamo letto anche sulla stampa in questi ultimi tempi è il caso di Padova, in cui un po' di maternità hanno messo a KO addirittura le sale operatorie, per dire, no? Perché a forza di non assumere e di avere delle persone che sono costrette a turni massacranti e non avere i riposi adeguati, ovviamente questo mette in sofferenza anche strutture di eccellenza come l'ospedale di Padova, ma questo è generalizzato. Macchia di leopardo, dicevo, perché da un lato perché la crisi complessivamente ha creato di per sé delle diseguaglianze territoriali. I territori nel loro complesso hanno reagito in modo diverso, i territori più ricchi hanno avuto comunque qualche risorsa in più da investire sui sistemi di welfare e sul tema della salute, quelli un po' più poveri un po' meno. Questo di per sé, tant'è che si dice che l'Italia va a due velocità, no? Anche dal punto di vista dello stato di salute. Ma questa crisi ha creato anche problemi ulteriori all'interno di regioni che stanno decisamente meglio rispetto al panorama, per esempio, nazionale come il Veneto. Questo a fronte sia dei tagli che ci sono stati, inevitabili, quindi non tutti diciamo, i problemi che abbiamo sono imputabili alla sola capacità di governo regionale, sia per quanto riguarda diciamo, il giudizio che possiamo dare noi come organizzazione sindacale, in particolare lo SPCGL, per insomma, delle inefficienze a cui non si è riusciti a mettere mano, per un modo di concepire la programmazione e il governo della sanità in questo territorio non congrua diciamo agli obiettivi che si erano dati. Esempio, come abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, il piano sociosanitario regionale del Veneto, io continuo a dire che è uno dei migliori in assoluto come strumento di programmazione, perché prevede lo sviluppo, una riorganizzazione degli ospedali, uno sviluppo della medicina di territorio che tiene conto dei cambiamenti, dei bisogni sanitari della popolazione che invecchia sempre di più e che ha famiglie sempre più ridotte, no? Quindi tu hai bisogno, con l'aumento delle malattie croniche, di avere dei servizi territoriali, non solo di avere dei centri di cura di eccellenza. Quindi dava degli obiettivi che insomma dovevano riorganizzare complessivamente la sanità. Beh, c'è una distanza a 3 anni dall'approvazione di quella di questo strumento importante a cui anche noi abbiamo partecipato nella discussione, che è pazzesca. In senso generale, perché la medicina di territorio non si è sviluppata, e anche se vai a vedere nelle singole realtà delle aziende sanitarie dentro le stesse province come si offre
salute pubblica nell'alta padovana rispetto alla bassa padovana, per fare un esempio, c'è una grandissima differenza. E siccome però non ci sono dati oggettivi forniti dalla regione, perché sono vecchissimi e c'è poca trasparenza, possiamo dirla così, poca trasparenza nel senso che magari i tecnici i dati ce li hanno, ma diciamo i cittadini, coloro che dovrebbero insomma conoscere questi dati, quanto costa, dove sono i servizi, eccetera, se ne sa poco perché c'è poca informazione, non si trovano con facilità. Noi come organizzazione sindacale, come CGIL più in generale e come SPI CGIL in particolare, abbiamo chiesto al nostro istituto di ricerca, che è appunto l'IRES, di incominciare a fare delle ricerche sul campo, cioè capire, avendo il piano sociosanitario a disposizione con gli obiettivi, avendo a disposizione anche gli atti concreti cartacei, le delibere che i direttori generali devono continuamente fare per poter prendere anche il loro stipendio, perché si misura anche sulla loro capacità di scrivere, no, gli obiettivi sulla carta, e contestualmente con una misurazione sul campo di quello che effettivamente c'è, usando fra virgolette i nostri operatori sul territorio per farci raccontare esattamente quanti posti letto, eccetera, quanti servizi e così via ci sono, abbiamo chiesto appunto all'IRES, e l'IRES attraverso una ricercatrice brava, secondo noi Camilla Costa, che è qui con noi oggi, di incominciare a darci, tirar fuori qualche dato di territorio, perché si inizia così, qualche dato macro su temi insomma importanti su cui proviamo a sviluppare. Infatti. Allora, i dati sono fondamentali perché poi per elaborare delle politiche, per contestarle, per poterle muovere, dovrebbe essere il punto di partenza. Il problema per voi è stato elaborare questi dati e averli a disposizione tutti quanti. Vediamo di spiegare in modo semplice ai nostri telespettatori i risultati di questa ricerca che sono stati condotti, quindi sì, per capitolo, insomma, vedete un po' voi come riuscite, in modo tale che tutti ci possano capire. Perfetto, allora innanzitutto IRES Veneto sta lavorando in ambito sanità da ormai già 2 anni, quindi come sappiamo il piano sociosanitario copre l'arco temporale 2012-2016, quindi siamo quasi in fase di d'arrivo della pianificazione regionale, e a metà di questo arco temporale IRES ha iniziato questa attività di monitoraggio del piano. Cosa vuol dire monitorare un piano? Vuol dire andare a vedere concretamente sul territorio che cosa sta succedendo. In particolare, come ha detto bene Rita precedentemente, il piano prevedeva e prevede una profonda riorganizzazione dell'ospedale e del territorio. Quindi vuol dire che, cerco di semplificare, l'ospedale viene concepito ora come il luogo ad alta specialità che dovrebbe essere dedicato esclusivamente al momento dell'acuzia, dell'emergenza, mentre dovrebbe spettare al territorio la presa in carico globale, continuativa, del paziente. È un punto cardine importantissimo del piano, che comporta una profonda riorganizzazione, un profondo ripensamento del nostro sistema sociosanitario, che comunque sappiamo essere una peculiarità ed essere comunque una punta di diamante non soltanto nel contesto italiano. Purtroppo, dati alla mano, quei dati che al momento sono disponibili, cosa emerge? Emerge che sì, sull'ospedale qualcosa è stato fatto, quindi il processo di razionalizzazione è stato avviato, ma sul territorio purtroppo mancano ancora quelle importanti e anche positive novità che il piano prevedeva. In altre parole, forse dopo ci sarà modo di tornare, ad esempio le strutture intermedie, si parla molto di ospedale di comunità, quindi queste strutture che dovrebbero accogliere un paziente che esce dall'ospedale ma non è nelle condizioni di tornare al proprio domicilio, quindi sarebbero una struttura ponte indispensabile e fondamentale per la globale presa in carico che citavo prima. Sulla carta i posti letto nelle strutture intermedie, negli ospedali di comunità sembrano esserci, ma se poi andiamo sui territori delle nostre URSS questi non ci sono.
Quindi diventa terrificante, anzi questa è una domanda più politica, in giro di qua. Questa è la riforma attuata così, perché anche a detta di coloro che ci ascoltano, che tante volte lamentano certe situazioni, se tu anche mi potenzi il sistema centralistico ospedaliero, lo rendi per l'acuzie e la fase interventistica, ma poi questo non è più in grado di sopperire al discorso fase intermedia, che è fondamentale, e il paziente me lo mandi a casa... Certo. Dove appunto il medico di base, lì apriremo tutto il discorso anche dei medici di base, cosa fanno, cosa soprattutto non fanno, apriti cielo, cioè diventa disastroso. Diventa disastroso. Perché allora lo mantieni come certo. prima, in quello che era, però almeno ho un supporto fino a che non sono in grado di reggermi sulle mie gambe. Certo, no. Diventa disastroso sul piano sociale, per i costi sociali che questo ha, cioè la sofferenza del paziente, della famiglia, no? Il peso. Costi. E costi anche di carattere economico, appunto, l'uno e l'altro. Anche perché, come insomma sappiamo purtroppo, adesso queste strutture intermedie assolutamente indispensabili, no? Per non, anche perché costiamo, sì. Cioè nel momento in cui non so, un anziano si rompe un femore e ha bisogno, cioè finisce, vabbè, tutto bene l'operazione, e ha bisogno prima di rientrare in casa di una fase di assestamento intanto della sua operazione di riabilitazione importante, no? Ecco, cioè bisogna che tu la faccia in una struttura intermedia attrezzata, dove non c'è bisogno di tantissimi medici, no? di tantissimo personale ultra specializzato, eccetera. Costa molto meno, oltretutto, costa molto meno anche al sistema sanitario complessivamente. Se tu me lo mandi a casa, costa, tu scarichi i costi prevalentemente all'anziano, perché non c'è all'anziano e alla sua famiglia, perché non c'è una riabilitazione domiciliare. Sono rarissimi, si trovano con l'antennino l'assistenza domiciliare in Veneto, che dove, integrata, che dovrebbe ricomprendere anche questo tipo di intervento, in realtà è fra le più basse in Italia dal punto di vista percentuale delle persone toccate, purtroppo, e sono rari gli interventi in cui hai la riabilitazione che ti arriva a domicilio, cioè sono proprio, quindi te la devi pagare, capito? E questo no, non va assolutamente bene. L'altra cosa che per esempio è un altro punto che manca, già diceva Camilla, no? sui medici di medicina generale in padre, è tutto il pezzo della presa in carico. Se tu noi abbiamo speso un sacco di soldi, la regione ha speso un sacco di soldi, che sono nostri comunque, quando dico noi non è che dico una sciocchezza, dico con le nostre tasse, si sono fatti investimenti importanti, e abbiamo visto anche in trasmissioni precedenti, insomma, no? La discussione fra noi medici di medicina generale per costruire delle medicine integrate nel territorio, cioè i medici di base che oltre a dare la tutela e l'assistenza nei loro ambulatori si dovrebbero riorganizzare per dare la continuità assistenziale che si diceva prima, no? Se io c'ho, e non intasare in questo modo oltretutto il pronto soccorso. Invece si sono dati soldi e anche qui a seconda diciamo così, della capacità di convincimento, per essere buona, che i singoli direttori generali hanno avuto nei confronti di questa categoria, i direttori generali di conseguenza, diciamo la regione più in generale, perché è la prima responsabile di ciò che non si è attivato, secondo noi, di fatto anche qui si sono realizzate queste esperienze in un modo completamente diverso. E andando a vedere anche qua attraverso la ricerca sul campo, una delle cose che balza agli occhi, per esempio, è che a seconda se tu hai i medici organizzati bene così, che insisto, non vuol dire che si mettono assieme e abbandonano il loro ambulatorio, mantengono l'uno e l'altro, si organizzano in modo diverso e garantiscono per un ambito territoriale quello che si dice, insomma, l'assistenza H24, adesso 24 no, mettiamola pure sui 12, ma neanche 8 si riesce in modo omogeneo in Veneto a garantire, purtroppo, e molto spesso neanche 7 giorni su 7, ma questo dovrebbe essere l'obiettivo finale. Quei soldi erano finalizzati a fare sta roba qua, che non si è fatta. Si vede anche dai dati del ricorso al pronto soccorso ospedaliero la differenza che esiste fra
un territorio in cui queste strutture si sono realizzate e quelle no. Dove tu non le hai, ovviamente c'hai l'intasamento. L'intasamento vuol dire che la gente ricorre perché non ha alternative, no? Siccome non hai alternative e c'hai la paura, vai e molto spesso non sei in codice rosso, in un codice insomma in cui non paghi, sei un codice bianco e paghi. Insomma, il processo purtroppo, noi continuiamo a dire che la regione Veneto è virtuosa, ma è fortemente a rischio, perché il processo che è nato in Italia di rischio di forte privatizzazione della sanità, perché si scarica continuamente i costi da tutti i punti di vista, anche economici, non solo sociali, sul cittadino, è un processo che è nato da tempo anche qua. E Zaia continua a fare altro, questo è il problema, riorganizza appunto le ASL, che è l'ultimo dei nostri problemi. Dopo ci arriviamo. Sì, no, certo. infatti adesso voglio questi ritornare. Dati li puoi... Esatto, ritorniamo appunto ai dati. Quindi primo nodo cruciale, quello che tutti si sono resi conto, la medicina del territorio. E questo l'avete riscontrato, tutti lo riscontrano, non si sa dove sia finita, con tutte le conseguenze. Altro step? Altro step, a partire dalla medicina di gruppo, che dovrebbe essere integrata sul territorio, quindi fungere da punto di riferimento principale. La medicina di gruppo tradotto per il cittadino, sì, certo. I medici di base, esatto, giusto? Che esatto. Uniti dovevano dare una copertura in modo tale che uno ha dolori fitte allo stomaco, non finisce al pronto soccorso, ma vada a questi medici di base che a seconda esatto. del turno comunque ti danno la garanzia di esserci. In giusto? Cui anche in poter trovare lo specialista, per certo. cui senza la necessità Vero. Di andare in ospedale e, come si diceva prima, in emergenza al pronto soccorso, poter trovare relativamente vicino a casa, in una struttura che si conosce, che è vicina, tutta la necessaria cura e assistenza del caso. Esatto, quindi questo è sicuramente il punto di partenza. Su questo vorrei sottolineare una cosa, che la mancanza della medicina sul territorio come punto di riferimento del cittadino si traduce anche non soltanto in un costo sociale per il cittadino, quindi questo senso di smarrimento e di mancanza di fiducia, ma anche in un aumento della spesa privata, quindi dei soldi che un cittadino deve spendere per potersi curare. Stiamo lavorando sui dati sulla compartecipazione alla spesa. Che cosa vuol dire? Sono quei soldi che le ULS incassano per il pagamento dei ticket. E, escludendo i farmaci, vi do qualche dato che potrebbe essere interessante per riflettere. Nel 2014 in Regione Veneto, quindi sommando gli incassi delle ULS, i cittadini hanno sostenuto una spesa per ticket sulle prestazioni di specialistiche ambulatoriali e di accesso al pronto soccorso pari a 181 milioni di euro. Con questa cifra da capogiro, dove adesso io chiedo però l'intervento anche di Rita Turati necessariamente, cioè 181 milioni di euro. Sì. Ecco. Vediamo di fare delle considerazioni opportune. Pochi secondi di pubblicità, restate quindi con noi perché non sono numeri di poco conto, non sono soldi di poco conto, a tra poco.